In questo numero del Salus TG. D'estate lo stress si impenna, ecco come difendersi. Uso corretto dei cellulari al via campagna MIUR Salute e Ambiente. Virus e aria condizionata, malanni per 130.000 italiani. Con l'arrivo dell'estate, lo stress può aumentare a tal punto da avere anche ripercussioni sulle condizioni di salute. In base alle ultime ricerche, infatti, 9 italiani su 10 soffrono di disturbi legati allo stress. Quello che suggerisco sempre è fare un passo più lento. In himalayano c'è una parola meravigliosa che dicono i portatori, kalipe, vai piano, passo lento e corto. Questo è una delle modalità per cercare di riprendere il quadro della situazione, respirare e cercare di ritrovare la propria pace, il proprio desiderio e la focalizzazione. Ci sono tanti strumenti, la mindfulness è uno di questi, e anche i bagni di bosco, la natura ci riconnette con noi stessi. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. È lo slogan della campagna informativa realizzata dai Ministeri della Salute, dell'Istruzione, Università e Ricerca e dell'Ambiente, con la collaborazione degli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità. Obiettivi dell'iniziativa: promuovere il corretto uso dei cellulari e cordless e informare sui rischi per la salute e per l'ambiente di un uso improprio di questi apparecchi. La campagna prevede la diffusione di uno spot sulle reti RAI, di video e infografiche sui social network dei ministeri, oltre a un sito internet dedicato. Nella penisola è boom di virus respiratori e intestinali, malanni la cui diffusione è favorita dall'aria condizionata e dai continui sbalzi termici a cui siamo esposti. Parola del virologo dell'Università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco, che stima in circa 100.000 i casi di forme respiratorie virale, cui si sommano 20-30.000 casi di disturbi gastrointestinali da rotavirus e coronavirus.